ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Tre persone denunciate e 48 kg di prodotti pirotecnici sequestrati. È il bilancio di una serie di controlli disposti dal questore di Ascoli Piceno, Massimo Modeo, in vista della notte di Capodanno su tutto il territorio provinciale, rivolti a ditte di produzione di articoli pirotecnici, ma anche supermercati, cartolerie, tabaccherie e ambulanti, allo scopo di individuare l'eventuale illecita commercializzazione dei cosiddetti botti di fine anno. Gli agenti della squadra amministrativa e dell'ufficio armi hanno controllato due fabbriche di esplosivi, quattro depositi di prodotti pirotecnici e 11 esercizi commerciali al dettaglio. Sono emersi diversi illeciti penali come la detenzione di prodotti scaduti, irregolarità nella tenuta dei registri di carico e scarico e mancato rispetto delle prescrizioni imposte dal prefetto in licenza. Quasi 50 dunque i chili di botti illeciti sequestrati e i controlli sono stati programmati anche per il nuovo anno. Verifiche per prevenire illeciti e possibili incidenti si sono svolte anche ad Ancona, grazie al personale della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura. Ma in questo caso non sono state riscontrate anomalie. Per garantire che i festeggiamenti nella notte di San Silvestro si svolgano in piena sicurezza, gli artificieri della Polizia hanno ribadito consigli alla cittadinanza per utilizzare in modo responsabile i fuochi d'artificio.